Ciao Enigma, come Ciao. Va? Tutto bene, tutto bene. Allora, oggi parleremo di Chardana, che certo. Mi è piaciuto tantissimo, piace tantissimo, però ti volevo fare una critica, in buona. Perché non c'è Radio Scano? Un altro skit. Esatto. Ci ho pensato, sento che i miei amici hanno smesso di mandare messaggi vocali compromettenti, ho detto cazzo questa basta, volta. Basta. Esatto. Ok, parliamo di Chardana. L'album per metà è prodotto da Kaizen. Esatto. E l'avete registrato in studio nel K Studio, che tra l'altro è inaugurato comunque da poco, se non sì, erro. Fondamentalmente l'estate scorsa, quindi l'estate 2017, stava finendo i lavori del K Studio, quindi il tempo di collaudarlo un pochino, nel frattempo stavo scrivendo Chardana e poi insomma, siamo entrati in studio ponderando tutto. Siete partiti già con l'idea di lavorare insieme per comunque metà dell'album e poi comunque il mixaggio l'avete fatto appunto al Key Studio? Esatto. O pezzo dopo pezzo avete, cioè nel senso è partito come facciamo questa traccia e così via? Ma in realtà ti dico, inizialmente l'approccio al lavoro è stato quello di radunare i più strumentali possibile che mi piacessero e fare, insomma, poi tirare fuori ovviamente un disco con un certo tipo di coerenza. Però pian piano Kaizen ha tirato fuori sempre più strumentali che facevano a caso mio e quindi ovviamente per me è un piacere perché poi alla fine innanzitutto siamo legati da tanto tempo, un'amicizia più che decennale. E entrambi di Olbia. Esatto. E poi c'è anche il discorso che abbiamo proprio un gusto molto simile per determinate cose. E quindi quando lui fa una strumentale è come quasi se l'abbia fatta io, no? Infatti modo. Si sente. Questa è una cosa che crea un'empatia, una simbiosi che secondo me poi alla fine ho visto che la critica ha anche notato questa cosa. Sì, qualcuno addirittura ha detto finalmente Enigma ha trovato diciamo, la metà del... di quello che può essere la resa finale della sua musica, ecco, quindi mi fa anche piacere. Per me e per lui. No, infatti è una cosa che ho notato anch'io e si sente tantissimo. Avete un metodo di lavoro preciso o, cioè nel senso, di solito come si usa fare, ti passa le strumentali, scrivi il pezzo, poi si passa comunque a riarrangiarlo? Diciamo che per questa volta è avvenuta questa cosa qua che hai giustamente detto. Chiaramente già un accenno c'è stato per quanto riguarda per esempio Krav Maga, che non doveva essere praticamente nel disco, nel senso poi un giorno lui stava facendo una strumentale per un altro artista in realtà, io sentivo che il campione era promettente, però gli ho detto perché non riusciva un po' a svoltarla, gli ho detto aumenta i BPM, magari taglialo così, taglialo colà, e questo è stato il giorno dopo praticamente avevamo il brano, perché poi quando ti piace così tanto una strumentale, ti suscita le emozioni giuste, tu poi riesci a concludere in fretta. Quello è stato già un accenno di quello che vogliamo fare, noi vogliamo, e l'abbiamo già iniziato a fare, partendo magari da un'idea mia, che può essere un ritornello che mi viene in mente, una melodia su cui poi scrivo delle parole, partire da quello, costruire attorno una strumentale, le note, eccetera. Quindi lavorare e fare un progetto, questo succederà in futuro, ma in un futuro non troppo lontano, fare un progetto proprio io e lui da soli e basta, quindi senza produttori esterni, tutto curato veramente al 300% dalle nostre due teste. Ma anche perché suona benissimo, c'è proprio anche... mixaggio, io poi non sono così esperto. Vabbè, Chardana comunque è passato poi dalle mani di Marco Zangirolami, okay. Sapienti mani di Marco, sì. Zangirolami, è passato praticamente tre quarti del rap italiano che tutti esatto. conoscono da credo 20 anni, però insomma 15 anni, ma forse anche un po' di più, comunque insomma a quelle sapienti mani lì, però chiaramente stiamo cercando, insomma, Kaizen è dell'89, un anno in meno di me, acquisisce esperienza progetto dopo progetto ed è importante anche che lui si faccia le ossa nel cammino, insomma. La vecchia gavetta. Esatto, esatto. Uno dei brani che mi piace di più, per una frase sono smemorato quindi non riesco a ricordarmela, però diciamo per il messaggio che lancia. Secondo te non c'è proprio bisogno di più artisti che cerchino di comunque indirizzare la gente su certi ideali, cioè stiamo un attimo tranquilli, vogliamoci un attimo. A quale canzone? Nuvole e cupole. Ma
in realtà io credo che poi, cioè, che ognuno faccia quello che sente dentro. Non critico nessuno, però chiaramente poi uno va a scegliere cosa ascoltare e cosa non ascoltare. Comunque certi artisti anche non comunicando granché riescono a trovare dei punti di forza sotto altri aspetti, che può essere la musicalità, può essere la ridondanza. Molti puntano sul personaggio, sull'estetica. Sono scelte. Sì, certo. Ecco, poi chiaramente non è il mio per certi aspetti. Io comunque l'ho sempre detto, non lo faccio per impostare, come magari mi è capitato anche di sentire qualche critica in questo senso, magari dice se la vuole tirare piuttosto che vuole fare per forza il colto. Non è assolutamente quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è esprimermi al meglio. Come mi esprimo? Mi esprimo attraverso il citazionismo, attraverso determinate cose, riesco a veicolare meglio quelle che sono le mie emozioni. Poi c'è chi invece preferisce fare altro, ma io lo faccio così, insomma, esatto. In maniera totalmente naturale, insomma. Fai quello che ti piace. Esatto. Ti seguo su Instagram, cioè seguo molti artisti. Ho visto, allora, innanzitutto ho sentito Michele Michelazzo poco fa, quindi sì. So che giochi anche nella nazionale hip hop. Certo, purtroppo non quanto vorrei, anzi, me l'ha detto. Però perché vivo in Sardegna, quindi non è semplice, però comunque insomma quando ci sono do il mio contributo. Me l'ha raccontato. E poi ho visto comunque il, tra virgolette, il siparietto di quando hai donato il sangue che c'era. Esatto. Quindi sei una persona che comunque si dedica anche a sociale, cioè a dare il suo contributo. Sì, anche lì appunto in maniera super, super naturale, perché i miei sono sempre stati, soprattutto mio padre ha sempre donato il sangue. Mi ricordo alla piccola la prima volta che mi ha parlato con lui quando ha donato il sangue. È comunque una cosa, è veramente una cosa piccolissima, perché sì. Si tratta di spendere un'ora della propria mattinata a fare una cosa che comunque in realtà poi risulta essere parecchio utile a determinate persone, ma finché certi drammi non ti toccano in prima persona non riesci secondo me a capire quanto magari certi piccoli gesti possono essere utili. Nel mio caso comunque non ho per fortuna situazioni in famiglia dove è richiesta una continua trasfusione, per esempio, però magari qualche amico sì. Ho non toccato con mano, però ripeto, ho avuto modo di vedere certe situazioni e comunque perché non fare del bene, ecco. Poi come hai detto tu, giustamente hai detto, si è creato un piccolo siparietto, uno o due persone, uno ha commentato subito, ha detto che volevo magari mettere in piazza questa cosa, sì, per fare della spiccia pubblicità. E io gli ho risposto a tono subito per placare certe persone che poi magari non pensano a ciò che scrivo. Esatto, okay. Non pensano che tu possa andare a leggere determinate cose e possa rispondere. Tu devi rispondere, tanto ci sta. Sì, sì, rispondere, no, e dimostrare che ti devi star zitto, perché esatto. Ti devi star zitto. Sì, sì, no, sono pienamente d'accordo. Classico hater da tastiera che non sa cosa sì, fare. Sì, che poi dice, vabbè, tanto figurati se mi rispondi, esatto. Tanto io metto lì, magari mi prendo qualche mi piace di qualcuno che, qualche altro imbecille che la pensa come me, esatto. Però intanto io ti rispondo. Hai fatto benissimo. La Sardegna storicamente comunque ha sfornato i Menhir e tanti artisti con l'ondata Macete. Certo. Cosa dà la Sardegna, in particolare Olbia, comunque a livello di ispirazione anche? Cosa vi ha dato? Ma guarda, chiaramente cioè il sardo ha un certo tipo di attaccamento alla terra, un certo tipo di orgoglio, e questo dà sicuramente una forza e una consapevolezza comunque nei propri mezzi. Devi comunque stare attento a non ghettizzarti troppo, però sai, magari sembra una cosa un po' astratta di cui parlare, però anche un certo tipo di, quell'appartenenza a un'isola comunque molto antica, e comunque ti dà quella, perlomeno per quello che poi faccio io, quel tipo di magia, diciamo, che mi piace poi esprimere, ecco. È per esempio uno dei complimenti che mi potessero fare, dei migliori complimenti che potessero farmi,
che qualcuno mi ha fatto anche magari in altre situazioni mediatiche, tra virgolette, è quello che comunque si sente la territorialità e la Sardegna nel progetto. Sì, sì, è vero. E questo mi riempie d'orgoglio in qualche modo. Non saprei come spiegartelo. È proprio una questione quasi astratta, però ti dà. Ed è, cioè, poi ognuno è fatto a modo suo. Però io avevo bisogno, cioè c'è chi scrive meglio in una metropoli perché ha bisogno di continui stimoli metropolitani e da grande città. Io no, nel senso, scrivo in svariate situazioni, però comunque ho ripreso le redini di quello che sono in una certa maniera quando sono tornato a vivere in Sardegna e ho bisogno della mia tranquillità, di un mio modo di vivere, un modo di vivere più di basso profilo in qualche modo, niente, è una cosa soggettiva, però per me è importante. È una cosa che un po' capisco perché ho molti amici sardi e noto spesso questo attaccamento appunto alla terra, e è una cosa che avete moltissimo voi sardi, cioè veramente tanto. Il complimento che più, non so, in generale proprio, che hai apprezzato di più riguardo a Sciardana, cioè da quando comunque hai pubblicato l'album, c'è stato un complimento che proprio ti ha... Ma un po' quello che ti dicevo prima, questa cosa che comunque qualcuno mi ha detto un disco sardo e mi fa piacere, questo per me, ti ripeto, è molto importante perché alla fine comunque anche chiamarlo così e ti svelo già che nei prossimi progetti che ho in testa ci sono già dei nomi che rimandano sempre alla mia terra, perché comunque per me è importante far capire questa roba qua. Ma poi tra l'altro faccio per dire, i Club Dogo hanno sempre tenuto alto il nome di Milano e in ogni brano quasi c'è sempre un riferimento, cioè in maniera giustamente martellante in qualche modo. Però poi cosa succede? Che ti ritrovi dopo dischi e dischi che hanno fatto la storia del rap italiano, siamo nel 2018 e senza probabilmente una prova contraria abbiamo Milano come capitale del rap italiano in qualche modo, perché poi molti anche da Roma si trasferiscono a Milano per cercare di fare strada, perché questo è, insomma, è molto probabilmente anche merito di chi ha sviluppato un certo tipo di movimento qua. Poi ci sta anche la geografia, chiaramente, però perché non Roma, ad esempio? E comunque ha sfornato sempre, c'è sempre stato un po' il dualismo nel corso degli anni, no? 10 anni fa il dualismo Milano-Roma, però poi alla fine Milano, perché comunque anche probabilmente anche la scena milanese, che loro tra di loro sono riusciti a fare una, insomma, tra virgolette anche gruppo in qualche modo, no? Però poi è chiaro che non ti nego che ai tempi, quando abbiamo fondato la Macete, ai tempi ovviamente vedevi la Dogo Gang come un po' punto cazzo d'arrivo. Dici, sarebbe bello fare una roba del genere, no? Perché poi vedevi anche i video, insomma, erano sempre tutti, era una bella situazione. Sicuramente è stato un motivo di ispirazione, quindi è bello ispirare, è farsi ispirare, e quindi poi diventare, nel corso degli anni lo siamo diventati anche noi, o poi anche singolarmente essere motivo di ispirazione per gli altri. Sì, sì. Nel nostro piccolo anche noi comunque cerchiamo di ricreare una realtà. Io sono originario di Napoli, anche lì comunque c'è una bella scena. Certo. E però vivo a Reggio Emilia e lì diciamo che c'è il grande Muro Butu, cioè comunque ci sono artisti validi, però una vera e propria scena non esiste, quindi nel nostro piccolo stiamo cercando di... Ma non esisteva neanche a Olbia fondamentalmente. Poi dopo, diciamo che abbiamo capito nel corso del tempo che forse è l'unico modo per uscire bene era quello di farsi forza a vicenda, perché poi alla fine la competizione serve fino a pagina 5 molto spesso, no, perché a molti piace questo concetto, perché l'hip hop è bella la competizione, l'hip hop, boh, anche lì secondo me è soggettivo, a me della competizione sinceramente che mi interessimo come cosa. Esatto, però soggettivo. C'è una componente di quella che anche questa cultura, però fino a se stessa, tra virgolette. Sì, magari anche sì. Come dicevo, appunto, il nostro sito nasce per supportare soprattutto gli emergenti. Sì. E
Hai qualche consiglio che vorresti dare ai ragazzi che magari vogliono appunto prendere questa strada e cercare di diventare professionisti, comunque lavorarci? Ci vuole tanta gavetta sul campo. Io comunque certe cose, nonostante le mie esperienze di gruppo precedenti, le ho capite negli ultimi 2 anni. È negli ultimi 2 anni che sento proprio di aver cambiato passo, di aver cambiato marcia a livello mentale. Quindi ovviamente l'esperienza bisogna fare cercando di essere più originali possibili, quello sì, e non mollare mai. Questo l'ho capito anche sempre nel corso di questi ultimi 2 anni, perché comunque poi bisogna sempre credere nei propri mezzi e credere in se stessi. E questo, ti ripeto, mi piacerebbe essere spot di questa cosa qua, ma così come me, comunque, che nel mio, comunque rimango sempre in un certo tipo di nicchia, però ho visto anche, per esempio, tanti artisti che sono rinati, no, nel corso degli ultimissimi anni. Quindi non mollare mai è l'originalità, quello è quello che mi sento di raccomandare il più possibile, Noi ti ringraziamo. ecco. Grazie a voi.